Buonasera, buonasera a tutti. Oh, vi vedo già belli carichi in chat. Saluto Alice, saluto Libri Liberi, saluto Eleonora. Grazie anche a Ti amo o ti odio per il rinnovo della sub con Amazon Prime. Grazie. Quasi un ossimoro il titolo di stasera. Grazie tante. Grazie anche a Pelle per il rinnovo per il secondo mese con Amazon Prime. Ricordo a tutti che chi si volesse abbonare ci si può abbonare gratuitamente con Amazon Prime loggandosi con il proprio account Amazon. Ciao, ciao Davide, ciao Joe, bene, bene, bene. Ma il titolo della live in realtà non me lo sono inventato perché è il sottotitolo del romanzo di cui andiamo a parlare stasera, e in realtà è il titolo, è il nome della trilogia. Grazie a Dante per il rinnovo del Prime. Ed è il titolo della trilogia di Edoardo Albinati, iniziata l'anno scorso, sì, l'anno scorso, con Cuori fanatici, continuata quest'anno con Desideri deviati. Copertina è un po'... non fa vedere molto bene, però Desideri deviati. E stasera parliamo proprio di questo, parliamo di questa trilogia, di questo secondo me, come dire, di una delle proposte editoriali più interessanti del momento, che però non sta ricevendo abbastanza copertura, secondo me. Cioè, sì, è comunque letta, e comunque se ne parla, ma non quanto secondo me meriterebbe. E magari poi ci facciamo anche una riflessione su questo. È la Torre Velasca sulla copertina dei Desideri Deviati? Oddio, penso di sì. Vediamo se c'è scritto. Non c'è scritto. Non c'è scritto. No, sai che non lo so. Non lo so. Buonasera Marco, ciao a tutti. Ciao. Ma il bianco è il maglione della live. Comunque. Vabbè, vabbè, vabbè. Benissimo, benissimo, benissimo. Iniziamo un po' a parlare di Edoardo Albinati e iniziamo un po' a parlare di Desideri deviati perché l'ho appena finito di leggere. E se comunque mi seguite da un po', l'anno scorso vi avevo parlato molto bene di Cuori fanatici. Forse l'avevo messo anche nella top 10 italiana, credo. Sì, sono quasi sicuro che sia stata una delle mie letture. Magari ve lo faccio vedere di qua perché c'è la chat a destra. Sono quasi sicuro che sia stata una delle mie letture preferite del 2019. Casca fagiolo la live. Comunque, visto che sto leggendo La scuola cattolica. Oh, ottimo, perché ecco, io non ho ancora recuperato La scuola cattolica di Albinati, nonostante Albinati sia uno scrittore che a me piace molto, 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 però grazie a Kerrid grazie mille per il rinnovo del Prime. È un autore di cui ho letto per ora questi due titoli, e va bene, ma anche due titoli molto più brevi e comunque che hanno parecchio da dire anche loro. Un romanzo breve, Un adulterio, che l'ha scritto, l'ha pubblicato, non so quando l'abbia scritto, però l'ha pubblicato subito dopo La scuola cattolica, l'anno dopo mi sembra, e questo brevissimo saggio, pamphlet, riflessione, diciamo, cronistoria di un pensiero infame, che ha pubblicato 2018, era il momento caldo degli sbarchi, era una riflessione molto politica, molto forte sul momento che si stava vivendo in quel momento, quindi gli sbarchi, tutta la retorica populista nei confronti dei migranti. Era, diciamo, è stato un testo interessante in quel momento storico. E poi invece, per esempio, Un adulterio, che è una novella borghese, cioè, per certi tratti mi ha ricordato, quando l'ho letto, alcuni film di Romer, no? Quei film della Nouvelle Vague francese,
incentrati su magari una storia d'amore, due personaggi, molto di suggestioni, è praticamente un racconto, però che dimostra molto bene la qualità della prosa di Albinati. E magari parto, invece che parlarvi subito di Desideri Deviati, parto facendo un ragionamento, no? Sulla figura di Edoardo Albinati. Perché, allora, Edoardo Albinati fa parte di quella generazione di scrittori, è più o meno della stessa età di Sandro Leonesi, Antonio Scurati, Francesco Piccolo, tutti scrittori che hanno vinto lo Strega, tutti scrittori più o meno della stessa età. Ovviamente ha un percorso anche un po' diverso perché ha pubblicato pochi romanzi, cioè li sta pubblicando tutti adesso, diciamo, i romanzi, perché prima del 2016, ovvero l'anno in cui ha pubblicato la Scuola Cattolica e con cui ha vinto lo Strega, aveva pubblicato pochi romanzi di fiction, aveva pubblicato dei libri di non fiction, dei racconti, insomma, dei testi abbastanza ibridi. Poi con la Scuola Cattolica, col grande boom di quel romanzo che ha venduto tanto, se ne è parlato molto, ha anche diviso, perché adesso io non l'ho letto, però per molti è stato un romanzo che è riuscito a raccontare, diciamo, l'Italia del secondo Novecento. Per altri invece è stato un testo un po' più indigeribile e secondo me, non l'ho letto, ma avendo letto altri libri di Albinati, capisco perché a molti la prosa di Albinati non piaccia. Io, sinceramente, vado proprio in brodo di giuggiole. Perché? Perché Albinati è il classico romanziere che ti racconta, cioè ti devi entrare nel suo mondo. È un romanziere che crea un mondo e la dimostrazione perfetta è proprio questa trilogia. Questa trilogia che si chiama per l'appunto come il titolo della live Amore e Ragione e con cui Albinati, secondo me, cioè non è una dichiarazione di intenti esplicita dell'autore, quindi provo a cercare di capire quali possono essere le motivazioni, quelli che sono gli obiettivi di Albinati. Grazie a Maranta57, grazie mille per l'abbonamento. Se nel primo libro, Cuori Fanatici, ambientato a Roma negli anni di piombo, durante gli anni di piombo, Albinati raccontava innanzitutto una città, perché il setting è fondamentale in questa trilogia. Il setting è fondamentale, la scelta di una determinata città in un determinato periodo storico è funzionale alla storia che vuole raccontare, ma più che altro al concetto che vuole raccontare Albinati. Quindi scegliere Roma, che è la sua città, Albinati è romano, ha insegnato per molto tempo al carcere di Rebibbia, credo, insomma, è molto legato alla sua città, quindi scegliere Roma, scegliere gli anni di piombo che hanno caratterizzato la capitale in quel momento, per diversi aspetti politici, sociali, di ordine pubblico, però Albinati ha deciso in questo libro di non. Grazie a Tina Mascia per l'abbonamento, grazie mille. Ha deciso in questo libro, però, di non raccontare gli anni di piombo come lo hanno fatto in molti, soprattutto negli ultimi anni in realtà, però come è stato fatto, quindi raccontare il terrorismo, raccontare la polarizzazione ideologica e anche, diciamo, un certo grado di divisione all'interno della società, insomma, tutto quello che magari abbiamo già sperimentato, ma raccontarci invece come si viveva in quel periodo, ma come se non fosse un periodo straordinario, nel senso un periodo storico che poi si sarebbe ricordato nel tempo. E si focalizza sui personaggi, ha un grande studio dei personaggi, Albinati. In questo primo libro sono due i protagonisti, ovvero Nanni, che è un po' il vero protagonista, che è un insegnante, e
Nico Quell. Nico Quell è il collante tra il primo e il secondo libro, perché è un ragazzo che vuole lavorare in editoria, è un ragazzo molto bello che usa anche la sua bellezza come un'arma. E poi è quel grimaldello che permette ad Albinati di raccontare il mondo dell'editoria, il mondo dei libri, il mondo della cultura romana in questo primo libro. È indicativo, secondo me, è fondamentale, secondo me, quello che c'è all'ultima pagina di questi libri, ovvero uno schemino, una mappa, adesso ve la faccio vedere meglio che posso. Fatta a mano da Albinati stesso, in cui ci sono tutti i personaggi del libro. Da notare che spesso i personaggi si ripetono, perché questi sono praticamente i nuclei, le relazioni che collegano i vari personaggi e le varie sequenze del libro. È un libro che funziona proprio a sequenze, è un libro che si basa sul darsi il cambio tra un personaggio e l'altro, tra una scena e l'altra, senza avere ovviamente una trama di fondo, ma raccontando più che altro, come dicevo prima, una città e un periodo. Ma di cuori fanatici, ne abbiamo già parlato a suo tempo. Stasera parliamo invece di Desideri Deviati, che ci spostiamo da Roma a Milano, non siamo più negli anni di piombo, ma siamo all'inizio degli anni 80, non è specificato esattamente, non è proprio, dovrebbe essere l'80, l'81, ma non ci sono delle coordinate, come non ce n'erano qua di coordinate precise, non c'era neanche la coordinata precisa della città, oddio, forse sì, forse in questo caso sì, c'era scritto Roma, qui invece non c'è scritto Milano, ma quando Albinati si riferisce alla capitale del nord Italia, quando Albinati si riferisce alla capitale della moda e dell'editoria, diventa scontato poi capire di che città si tratta, ed è indicativo il fatto che lui non espliciti questa cosa, cioè lui non parte dicendo siamo a Milano nel 1981, ma inizia facendo un lunghissimo prologo, come c'era anche in Cuori Fanatici, quindi speculare, sulla città, su Milano, ed è un prologo che si potrebbe tranquillamente estrapolare e leggere da solo, cioè nel senso è autosufficiente, e qui ti racconta proprio Milano. Te la racconta, allora, la prosa di Albinati è una prosa da narratore, nel senso che il punto di vista, anche quando è sul personaggio, quindi del personaggio, è sempre filtrato dal narratore, cioè tu lo percepisci che è narrato e non è. Non vuole essere un punto di vista del personaggio che racconta al lettore, è il narratore che racconta al lettore del personaggio. Ed è una sfumatura interessante perché è ovviamente preso dal romanzo classico, ma secondo me attualizzato, cioè secondo me c'è la freschezza in questo. E poi c'è la qualità, perché saper scrivere quasi 500 pagine, no, 400 pagine con questa intensità non è da poco. In più ci vuole anche quella dose di, so come dire, strafottenza, arroganza positiva però, che un autore, uno scrittore, secondo me deve avere dell'azzardare, cioè deve azzardare, e qui Albinati azzarda perché sostanzialmente, come in Cuori Fanatici, scrive un romanzo senza trama, nonostante nella seconda parte ci siano delle parti anche action, delle parti in cui viene inserita tutta una sottotrama che giustamente Albinati butta un po' sul grottesco, butta un po' sul surreale, ok? In cui ci sono. Ecco, non mi piace a me fare spoiler, però diciamo in cui questi personaggi dell'editoria, perché non ve l'ho detto, è incentrato sull'editoria milanese, i protagonisti sono tutti legati in qualche modo a una casa editrice, a casa editrice di questo editore che si chiama Minaudo, ovviamente un editore inventato,
un editore vecchia maniera, l'editore che ha il suo nome sui suoi libri, nel senso che ci mette la faccia, un editore in persona, che è una cosa ormai novecentesca. I nuovi editori non mettono più il proprio nome, non si sa quasi più chi c'è dietro a un editore. L'editore è un insieme di persone, è un conciliabolo di menti diverse che poi si mettono d'accordo per unione di intenti e trovano una via. Invece nel Novecento l'editore era qualcos'altro, era una persona che azzardava e diceva: ok, secondo me questo è meritevole, allora pubblichiamo questo. E Albinati vuole raccontare un po' quel passaggio dell'editoria attraverso Milano, attraverso la Milano dei primi anni Ottanta, quindi l'inizio anche di quella Milano della moda, che poi diventerà nel pieno boom di Milano, la Milano degli happy hour, la Milano delle feste, la Milano anche, come dicevo, dell'editoria. E tutti i personaggi, ecco, vi faccio vedere lo schemino invece di Desideri Deviati, che è molto diverso rispetto a quello dei Cuori Fanatici, è molto più, come dire, zeppo, molto più vicini, sono tutti molto più vicini perché le relazioni tra i personaggi sono tutte molto più organiche. In quell'altro c'erano due poli, vi avevo detto Nico Quell, che c'è anche in questo libro, e Nanni, e c'erano due mondi diversi, quello della cultura, dell'editoria e quello della scuola. Quindi c'era un po' di divisione, anche i poli di questo schema erano diversi. Qui invece siamo sempre concentrati sull'editoria. Molte delle scene del romanzo sono ambientate nella sede, nella casa editrice, e i personaggi sono quasi tutti, hanno tutti un ruolo all'interno della casa editrice, tra cui ovviamente noi seguiamo l'ascesa di Nico Quell, questo giovane ragazzo che arriva da Roma e quindi ha anche, diciamo, è anche mal visto dai milanesi, è molto dotato e, come vi dicevo prima, anche molto bello, e quindi che usa la sua bellezza per farsi strada, per scalare un po' le gerarchie e anche fare quella scalata sociale classica del romanzo un po' di formazione, nonostante non sia un romanzo di formazione, perché non ha un unico polo, non è concentrato solo sul personaggio di Nico Quell. E poi c'è un personaggio che lega alla moda, al mondo della moda, questa modella, questa Sheila B. E insomma, allora, oltre a tutto quello che viene raccontato nel libro, che secondo me è molto interessante perché è uno spaccato dell'editoria, che fa anche un po' l'occhiolino all'editoria contemporanea. Ci sono delle riunioni di redazione in cui si discutono di un certo libro rispetto a un altro. C'è il personaggio del figlio dell'editore, che ha studiato, adesso non ricordo più, però non ha studiato, non ha fatto degli studi universitari umanistici, e che poi si è ritrovato comunque a lavorare in casa editrice. E a un certo punto viene messo a fare le copertine, ed è secondo me una delle parti più divertenti, più spassose del libro, perché queste copertine sono fuori di testa, sono veramente folli e sconvolgono anche un po' quando le propone. A un certo punto poi decidono di approvarne una, e quando il libro arriva in libreria sono uno dei pochi episodi di questo romanzo, però quando questo libro viene portato in libreria, il pubblico, i lettori, trovandolo sugli scaffali, vengono completamente ammaliati da queste copertine strane, folli, e quindi in qualche modo quel figlio che noi all'inizio vedevamo come il classico figlio di papà raccomandato che lavora in casa editrice soltanto perché è il figlio dell'editore e che viene anche bistrattato da tutti i colleghi, cioè giustamente si può capire, è condivisibile, diventa fondamentale
forse la fonte di reddito più importante della casa editrice, quindi perché riesce a far vendere molto bene anche quei libri che magari non avrebbero avuto quella spinta con queste copertine folli. Insomma, ci sono tanti di questi piccoli episodi legati tutti insieme, personaggi eccentrici, molto, come vi dicevo prima, gioca col grottesco senza mai essere sopra le righe. E il contrasto tra queste vicende che sono molto strane, no? Sono molto, che sono anche umoristiche, ma una prosa molto solida. Cioè, non so se avete mai letto nulla di Albinati, però Albinati è uno che scrive proprio con la bella prosa, cioè con i periodi lunghi, che dà respiro alla pagina. Non c'è nulla di minimale in Albinati, non c'è nulla di sintetico, ma tutto ha il proprio passo, la propria cadenza. E quindi questo, mescolato a dei personaggi molto forti, secondo me portano a un romanzo altro che pienamente riuscito, cioè a un romanzo veramente forte. Un romanzo forte che riesce a essere un romanzo storico perché è ambientato negli anni Ottanta, cioè quindi avere l'ambientazione storica, però a dire qualche cosa anche del presente. Ma la roba interessante, secondo me, è proprio questa trilogia in generale. Cioè, questa trilogia Amore e Ragione è un progetto editoriale un po' uscito in sordina, secondo me, ma che rimarrà. Per esempio, Desideri Deviati a me ha ricordato moltissimo La vita agra di Bianciardi. Cioè, proprio, ma in moltissime parti sembra, anzi lo cita penso esplicitamente in alcune situazioni, anche per questa scalata all'interno delle gerarchie dell'editoria milanese, che è la stessa che racconta Bianciardi nel suo libro, che è autobiografico. Invece in questo caso Albinati non scrive un romanzo autobiografico perché Albinati non lavora in editoria, non ha avuto una carriera nel mondo editoriale. Quindi anche questo è un plus, secondo me, una cosa in più. E devo dire che invece ho sentito poco hype nei confronti di questa uscita, nei confronti di questa trilogia in generale. Forse perché diciamo che Albinati ha avuto un po' il suo contentino con il premio Strega alla Scuola Cattolica, può essere. Però, per esempio, secondo me questo è un progetto editoriale tranquillamente paragonabile allo stesso livello della trilogia su Mussolini di Antonio Scurati. Cioè, siamo, secondo me, allo stesso livello. Qui c'è molto più letterarietà, in Scurati c'è più ricostruzione storica, attinenza, cioè, è tutto un altro tipo di intenzioni, ma da un punto di vista dell'impatto che un editore dovrebbe, cioè dell'investimento, diciamo così, che un editore mette su un autore di questo tipo, quindi un autore tranquillamente considerabile uno dei migliori in Italia, secondo me l'opinione pubblica ha risposto molto meglio su Scurati rispetto ad Albinati, cioè, su questo non c'è dubbio. Questa è una roba che non ho ben capito, non ho ben capito. È un peccato, secondo me, è un peccato. Io spero comunque che almeno poi quando uscirà il terzo volume, che sono molto curioso a questo punto, perché se il primo è ambientato a Roma, il secondo a Milano, il terzo mi chiedo dove può ambientarlo e in che periodo. Sarà ambientato negli anni 90? Nei primi 2000? Potrebbe essere, insomma, c'è da speculare, c'è da speculare. Adesso vi recupero, ovviamente, eh. C'è tutta una riflessione sarcastica di Albinati nella Scuola Cattolica sul fatto che nella storia non sia mai esistito un vero grande scrittore nato a metà del proprio secolo di riferimento. Ad esempio nel 1950 come lui stesso. Ah, interessante questo. Interessante, ma infatti io la Scuola Cattolica lo devo recuperare, cioè devo solo trovare il momento, cioè perché adesso se lo comprassi tanto, cioè lo so che libro in 1000 pagine, farei fatica a trovare lo spazio per leggerlo, però magari all'inizio dell'anno prossimo potrei dedicarmici.
Questa cosa che non è mai nato un grande scrittore nella seconda metà del suo secolo. Interessante come punto di vista. Però non so se... Commento frivolo, stupenda la copertina del primo. Sì, molto, molto carina anche, molto, ma è molto bella anche questa, eh. È solo che Rizzoli nel frattempo ha cambiato completamente edizione, no? Questa è un'edizione strana, devo dire. Cioè, è un'edizione strana perché... è un'edizione che sembra monca, che intanto è, okay, è semplicissima, pulita, elegante, benissimo. Però, per esempio, il codice ISBN era sulla sovracoperta che poi ho buttato perché si è rovinata. La quarta di copertina non c'è. Non c'è perché tu apri e boh, basta. È un'edizione molto spoglia ed è formato come quello loro vecchio cartonato, non so se avete presente come erano i Rizzoli cartonati con la sovracoperta. Invece adesso ha fatto un formato che a me piace di più, ovvero il brossurato con la sovracoperta, quindi brossura con sovracoperta. La sovracoperta è lucida, però non è lucida tipo quella Mondadori che non è un lucido piacevole, è un lucido zigrinatino, anche ASMR. Però non mi piace più tanto, cioè, non lo so, il font è un po' piccoletto, però mi piace il nuovo logo, cioè, il nuovo logo è sempre lo stesso, però l'hanno un po' rivisitato il nuovo logo Rizzoli. Questo mi piace, questo mi piace. E mi piace di più il formato, che è un po' più tascabilino e sta un po' meglio in mano. Poi scopriamo che era tutto Booster Stizio. Ah, potrebbe essere, potrebbe essere. La capitale della moda, Booster Stizio. Ma secondo te, o da quel che sai, era stata progettata come trilogia sin dall'inizio? Credo proprio di sì. Perché comunque c'era il sottotitolo già qua. E infatti all'epoca mi ero chiesto perché sottotitolo? Cioè, ok, cuori fanatici, amore e ragione. Perché mettere un sottotitolo? Cioè, credo di sì. E in più sono usciti a strettissimo giro, cioè uno dopo l'altro a distanza di un anno. Come sapete, i tempi editoriali sono lunghi e vuol dire che quando è uscito questo, lui aveva già praticamente consegnato il secondo. Di base ci si mette un anno a pubblicare un libro. Quindi credo proprio di sì, credo proprio di sì. Riguardo all'editoria, Albinati è più o meno cattivo di Moresco? Allora. Oh, che belle, queste sono le domande che mi piacciono. Allora, parlo per sentito dire, parlo per impressione mia. A livello di editoria, Moresco fino a pochi anni fa era praticamente, cioè, aveva la fotosegnaletica nelle case editrici, ok? Cioè, Moresco non lo sopportava nessuno, ok? Poi hanno iniziato ad andare in pensione un po' di gente, hanno iniziato a tagliare un po' di direttori editoriali un po' anziani. E allora Moresco, che era molto amato dai giovani della passata generazione, ha trovato il consenso che meritava, però ormai in età avanzata. Albinati, io ho sempre la percezione... Allora, secondo me è il classico scrittore molto pieno di sé, ma giustamente, cioè nel senso io credo che un artista si possa permettere il lusso di essere molto narcisista, molto egoriferito, se è capace, se ha una qualità tecnico-artistica di livello. Poi che questo possa o non possa rendergli la vita facile da un punto di vista lavorativo è tutto un altro paio di maniche. Però io ho questa percezione assolutamente dal di fuori. Magari dopo, anzi, magari lo vediamo adesso, perché oggi ho visto una presentazione, sì, una presentazione live di quelle che si fanno adesso su StreamYard, sul canale di Rizzoli, e per
per farvi capire un attimo, albinati, vorrei farvi vedere l'inizio, il primo minuto, perché io sono morto dalle risate. Adesso finisco di leggervi e poi andiamo a vedere questa cosa. Dopo sta grattatina al libro, ti immagini in libreria a scegliere i libri grattandoli. Vabbè, i libri, cioè io c'ho un rapporto molto materico con i libri, nonostante non li rovino, non li voglio rovinare, non riesco a rovinarli, però li devo un po' maneggiare, un po' vivere, sì. Che ne pensi di Brevemente risplendiamo sulla Terra di Ocean Wong? Allora, è un libro di cui io non ho capito il grande clamore che ha suscitato, sia in patria che in Italia. Ocean Wong è un giovanissimo autore stimato da Ben Lerner, che è uno dei miei scrittori preferiti, che nasce poeta e credo che come poeta, secondo me, sia più bravo che come scrittore, nel senso che comunque nella sua prosa c'è molta poesia, però io ho trovato il libro molto 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 vittimista, molto che si piange molto addosso, e non è una cosa che mi piace nei romanzi, perché ok che è un autofiction in qualche modo, però se deve essere autofiction deve avere un suo senso. Questa confessione, questo dialogo con la madre, molto strappalacrime retorico. Sto parlando del libro di Ocean Wong in questo momento. Brevemente risplendiamo sulla Terra, ma in generale la live è su Edoardo Albinati. E quindi questi libri un po' ricattatori, un po' che cercano di far piangere il lettore, non è che mi facciano proprio impazzire, non è che... In più io non ho trovato in Ocean Wong quella voce che tutti, diciamo, raccontavano. Anche Claudia Durastanti, che l'ha tradotto, ne parla sempre molto bene. Io probabilmente non sono il lettore giusto per quel libro, perché non l'ho proprio capito, non l'ho proprio apprezzato. Comunque Moresco ce l'ha la faccia da villain. Beh, Moresco è assolutamente uno scrittore che... Per capire Moresco, oltre ai suoi romanzi, secondo me bisogna leggere Lettera Nessuno. Lettera Nessuno è un libro che mi ha completamente cambiato la visione dell'editoria, della letteratura, del raccontare e scrivere storie. È un libro incredibile, Lettera Nessuno, perché... E lui gli racconta tutta la sua sofferenza, anni e anni e decenni di frustrazione, e ti racconta molto bene anche il perché lui non riusciva a pubblicare, non riusciva neanche a farsi, cioè sì, lo leggevano, ma non era un tipo di editoria decisamente peggiore, secondo me, rispetto a quella di adesso, che è più aperta, e che probabilmente se in questo momento ci fosse un Antonio Moresco, magari non pubblica con i grandi editori, ma almeno pubblica, almeno riesce a far leggere le sue cose. Lettera a Nessuno, lo consiglieresti come primo libro di Moresco? Allora, forse sì, però è un libro lungo ed è un libro molto alla Moresco. Però se interessa l'editoria, nel senso le storie degli scrittori, e se interessa provare a entrare nella testa di un autore che adesso è considerato il miglior scrittore italiano, o almeno uno dei migliori, insieme a Walter Siti, a Michele Mari, e che invece prima non era proprio pubblicato, e non stiamo parlando di tanto tempo fa, e quindi cercare anche di capire il perché... Sì, potrebbe essere un buon inizio, potrebbe essere un buon inizio, anche se io consiglio sempre di iniziare con Esordi, che è il primo volume della trilogia dell'Increato, o anche quello che ha pubblicato con Giunti, che mi sfugge sempre il nome, che adesso Sam ha pubblicato in versione integrale molto più grande, che si chiama Canti d'Arco. Secondo me anche quella è un gran bel modo per iniziare. Però sì, cioè, io credo sempre che per iniziare a leggere un autore, se ti interessa un libro,
parti da quello, cioè nel senso, fregatene tranquillamente. Ombelicale narcisista sicuro Albinati, mi ha ricordato Carrara in questo senso. Sì. E infatti adesso vi faccio vedere questo pezzo di presentazione live e non lo so, io sono morto. MetLife 2, mi consiglio un libro di filosofia. Guarda, io non sono proprio un espertone di filosofia, cioè l'ho letta, la leggo, ma non sono proprio, non è proprio il mio pane la filosofia. No, decisamente sono orientato su altro di solito. Aspettate un attimo che mettiamo l'audio e poi no. Ok, questa è la live. Perché? Ok, dovreste vederla adesso. Sì, la vedete. Allora, praticamente questa è la. Questa è la presentazione sul canale di Rizzoli, uscita il mese scorso. E c'è Annalena Benini che presenta Desideri Deviati. E io vi faccio vedere il primo minuto, ma non è assolutamente per. È solo che Albinati, secondo me, dà una risposta, fa la prima, come dire, obiezione ad Annalena Benini, ed è una cosa che io, che adesso sto in qualche modo chiacchierando, conversando, intervistando autori. A proposito, se non avete visto l'ultima diretta con autore sul mio canale YouTube con Andrea Donera, vi consiglio di farlo, e perché è stata veramente una diretta molto divertente e Andrea Donera ha tirato fuori un sacco di temi interessanti. Quindi io immagino, cioè, che cosa, come puoi partire con una presentazione quando, cioè, sicuramente lei non è partita benissimo, però Albinati non l'ha messa tanto a suo agio. Ve la faccio sentire. Sono molto felice di essere Ditemi qui se si con sente. a distanza, in sicurezza, con Edoardo Albinati a parlare del suo ultimo romanzo, Desideri deviati, amore e ragione, Ciao. ciao, che è Dite qua, la prima cosa che un dice. vero grande romanzo che a me ha ricordato per assonanze, per lingua e per tensioni, mi ha ricordato la scuola cattolica. Lo stesso autore. Forse perché è dello stesso autore. Ok, vedo, cioè. E questa è una cosa che è praticamente l'incubo, secondo me, di un intervistatore. Cioè, è assolutamente l'incubo di un intervistatore. Perché, vabbè, lei non parte benissimo, su questo c'è da dirlo, non parte benissimo perché, ora, ok, stai presentando Desideri Deviati di Edoardo Albinati, cioè, ok, è una cosa un po' banale dire. Vabbè, mi ha ricordato, e poi cioè, sembra che ci stia pensando, no? Che non si sia preparata la prima frase di una presentazione, almeno la prima frase, no? Dico, prima frase, mi ha ricordato per prosa la scuola cattolica. E ovviamente verrebbe anche a me da dire, ok, cioè, grazie, ci mancherebbe che ti ha ricordato la scuola cattolica, l'ho scritto sempre io. Però lui, devastante, cioè, ah sì, è lo stesso autore. Cioè, io sono scoppiato a ridere. Sono scoppiato a ridere e sono rimasto male per lei, perché, cioè, è una cosa che secondo me ti distrugge, ti distrugge. Io ci sarei rimasto malissimo se a un certo punto mi dicono, ok, va bene, mi hai distrutto sulla prima frase, mi hai distrutto sulla prima frase. Che bomber, esatto, cioè io secondo me io ci andrei un sacco d'accordo con Edoardo Albinati perché mi sembra proprio uno che intanto non si tiene in bocca niente, cioè nel senso se ne deve dire le dice, se deve fare i nomi li fa, ma poi cioè, non lo so, sono queste piccole cose che mi fanno
stare simpatici gli autori. Lei è brava in genere, non la conosco molto, so che è una giornalista, è scrittrice credo anche, giornalista scrittrice credo, però non la conosco, so che scrive sul Foglio. Ho recuperato il podcast di Andrea Donera, molto bello, mi incuriosisce molto il libro di Marco Lupo. Il podcast di Andrea Donera è veramente molto interessante perché tira fuori dei... è un podcast che si chiama Ntrame, Ntrame, ed è questo podcast in cui Andrea Donera chiacchiera con tutti gli autori esordienti italiani. E ci sono alcuni autori che ho conosciuto attraverso quel podcast, per esempio Lorenzo QQ, mi sembra, che è l'ultimo che ha intervistato, che ha pubblicato il suo primo romanzo con Aguaplano, piccolo editore. Era uno scrittore che io non avevo mai sentito perché comunque arriva dalla poesia, come Andrea Donera. Quindi ve lo consiglio. Il libro di Marco Lupo, invece io non l'ho letto, non lo so se è proprio il mio genere di solito. Di finzione, di cringe. Effettivamente lì. Infatti, cioè, è anche un po' da stronzi, cioè, non la stai mettendo tanto a suo agio, anzi no, lo fai un po' apposta. Anzi, non lo so, forse per lui voleva fare una battuta, però, cioè, io mi sarei sentito malissimo. Come si dice a Roma, lui si è stataia, assolutamente, assolutamente. Anche se in questa presentazione, sicuramente mi sbaglierò, però ho avuto quasi la percezione che a lei non è che avesse proprio fatto impazzire sto libro, eh. Non lo so, però non lo so, non lo so. Invitalo come prossimo ospite e inizio facendo la sua stessa considerazione. No, non sono ancora pronto per questi tipi di scrittore. Non, poi questi scrittori non verrebbero, cioè non lo so, non credo. No, io, ovviamente non l'ho mai chiesto, però no, non lo so, non lo so. Intanto sto già definendo i prossimi ospiti, c'ho tutta una scaletta, quindi prossimamente... Ci saranno delle novità, ci saranno delle novità e credo di riuscire a portare una live con autore ogni settimana da qui in poi per un po', per ora, per un po', sì.